vedete tutta questa gente qui che invade il piazzale della nuova chiesa di San Pio da Pietrelcina? Bene, questa gente perché è qui? Cosa viene a chiedere qui? Sono devoti? Sono pellegrini? Da sempre il pellegrino è colui che è in ricerca, va a cercare la fonte per dissetarsi, perché ha sete di felicità. Tutto qui. Loro vengono qui perché la felicità la trovano in Cristo, perché sanno che una via per arrivare alla felicità che è Cristo è Pio da Pietrelcina, che risplende della gioia di Cristo, che risplende della luce di Cristo. Vengono qui perché sanno che la felicità la trovano in un confessionale, dove aprono il loro cuore, dove dicono al Signore attraverso il sacerdote tutte le loro pene, ma anche le loro gioie e il desiderio di felicità che hanno dentro. Perché il desiderio di felicità, noi diciamo un desiderio umano, ma è un desiderio divino, perché Dio, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, Dio lo ha messo nel cuore di ogni uomo, di ogni uomo. E allora venire qui piuttosto che Lourdes, piuttosto che Fatima, piuttosto che Assisi, ma anche nei tanti piccoli e belli santuari che sono disseminati per tutta l'Europa, per tutto il mondo, tra itinerari, tragitti di montagna, di collina, chiese rupestri, fare questo cammino significa cercare la fonte che è per noi Cristo. Qui la felicità ha anche un'altra testimonianza, oltre quella della croce vissuta in Padre Pio, vi è un'altra croce, e cioè la sofferenza. La casa sollievo della sofferenza, l'ospedale che Padre Pio ha voluto perché si dessero sostegno, conforto, perché si aiutassero i malati in cui Cristo è presente due volte, queste sono le stesse parole di Padre Pio da Pietrelcina, si aiutassero i malati a saper mangiare la luce del Cristo crocifisso, a saper essere felici entrando nel suo mistero di dolore e di sofferenza. E quanti malati da loro letti di ospedale o di casa ci danno questa testimonianza di felicità vera, di felicità del cuore, di una felicità che sa farsi offerta e di una felicità che sa farsi dono. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!